Amici buonasera, buonasera, è rigorosamente in diretta da Ercolano Capriè, 271 618. Questa volta chiaramente come la storia insegna non è un'introduzione calcistica ma tutt'altro, anche se a onore del Vero siamo a cospetto poi di un ospite che comunque vive non solo di quello che espleta durante la sua giornata oltre a quella istituzionale ma c'è anche, anche un, altra, un altro segmento professionale ma soprattutto e principalmente è un uomo che vive anche di sport ma stasera e soprattutto da qui a pochi istanti inizia il filo diretto filo diretto con il primo cittadino della comunità strianese l'architetto Aristide Rendina il quale eh, si è deciso naturalmente, grazie soprattutto alla sua disponibilità eh, fattiva, ma anche principalmente dopo aver dialogato su vari aspetti, di aprire a tutti, se ritengono opportuno, la possibilità di dialogare appunto con la figura del sindaco della città di Striano per porre domande. Soprattutto a parte le nostre domande, avremo vari collegamenti in diretta telefonica con varie testate, testate che naturalmente seguono H24, quelle che sono poi. Le, le cosiddette um, routine quotidiane della città di Striano e quindi filo diretto con, con l'architetto, ripeto ancora una volta Aristide Rendina: quello che possiamo dire è che per la prima volta. In questi studi lo vado a dire subito, lo saluto anche col sorriso sulle labbra, anche per, conoscendolo da sempre. È già venuto in, sotto un'altra forma, ospite di una trasmissione sportiva. L'allora sindaco Antonio Del Giudice, questa è la dimostrazione che qui siamo aperti a tutte le forme di collaborazione e soprattutto senza se, senza mai, senza palette e senza tabù. Ebbene, ritorna eh, questa volta da primo cittadino eh, il sindaco Aristide Riendine. Ed è la prima volta in assoluto che c'è il filo diretto tra il primo cittadino della comunità in provincia di Napoli, con la comunità e non solo. Ma vado, l'ho praticamente citato più volte, ma lo vado a presentare ringraziandolo chiaramente per aver citato non solo il nostro invito, ma soprattutto per la sua disponibilità. Buonasera Sindaco, buonasera, buonasera. Sindaco Aristide Indira, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori, buonasera, buonasera caro Nello Dierna. Io voglio ringraziare innanzitutto l'emittente televisiva Capri Event e lo stesso Nello Dierna che Stasera mi dà e ci dà l'occasione, dopo 30 mesi di duro e fattivo lavoro, di incontrare i nostri cittadini e di fare anche un resoconto e quindi un bilancio. Esatto. Parleremo della, da della ad 360. Esatto. Eh, a metà del cammino di nostra vita, come si vuol dire, Questo Questa dire. mi è piaciuta, ecco, eh. parlare del cammino di nostra vita. Speriamo che sia una vittima prescindere da quella che sia la politica. Voglio dire che è importante, fondamentale e basilare, ma sia soprattutto un percorso che quantomeno porti qualcosa di positivo a quello che appunto è la comunità di Striano. E allora sindaco, lei diciamo praticamente che sta aperto subito il viatico a quello che poteva essere il discorso nel senso che 30 mesi ecco qua, è perfetto grazie a Gerardo Tucci anzi chiedo Venia, come dice un noto tecnico non averlo citato già prima il nostro capo regia, eh, di solito scatta subito nei programmi sportivi questa volta per fare l'introduzione un po' più ritmata ma soprattutto più dettagliata eh, devo notare la finezza il numero che vedete in sovrimpressione e diversamente non si può dire che non lo si vede, è per, che stanno, per coloro che stanno a casa. Telefonate, prenotatevi e sarete sicuramente ricontattati e chiamati in modo tale che diventa tutto tutto più semplice. Il sindaco, io tra le mie mani ho questa brochure, brochure che quest'oggi è stata divulgata tra le strade della comunità strianese, eh, praticamente 30 mesi di amministrazione da parte del sindaco Aristide Rendina e chiaramente dell'intera amministrazione. Quindi parlo di assessori, parlo di consiglieri, tutta la famiglia politica in questo caso, squadra, di, quest di questa squadra che ricopre in questo arco temporale questa, questa sindacatura che poi, caro sindaco, diciamolo subito, io leggevo alcuni appunti su quelle che poi la brochure, perché prendo spunto anche naturalmente da questo, di solito si dice, ed è una frase quasi artefatta un po' ovunque, sì, però questi, e lo dico anche in napoletano per far capire, per semplificare il concetto, di solito si dice sì, ma ghisbarga non fanno niente. E invece voi avete non solo prodotto, ma non lo dico io, non è che uno potrebbe dire se è di parte o non si è di parte, assolutamente no, chi mi conosce ha tanti difetti, ma eh, vado a commentare quello che vedo e soprattutto quello che riesco a percepire, ci sono vari punti importanti che avete espletato già. Però mi fanno cenno dalla... Dalla regia e aspetto che da qui a pochi istanti ci potrebbe essere già qualche diretta. Allora io do, le domando, Sindaco, parto all'inverso di solito si fa alla fine. Convinto sempre quel giorno che lei si contro praticamente si è, si è contraffacciato con la sua signora, che saluto, buonasera anche a lei signora. Quando disse: Amore, ho deciso di candidarmi da quel giorno a tuttora. È sempre più convinto, ogni tanto si ferma un attimino e riflette. La politica per me è una, è una passione, insomma, è una passione che, che vivo da oramai da oltre 40 anni. Appunto. Eh, ho sempre vissuto, anche se non da amministratore, le, le vicissitudini della vita, diciamo, sociale, politica del mio paese per cui per me è venuto come un atto naturale quella di, di candidarmi conseguenziale di, di quello e che è devo stato devo dire che tutto sommato stando a quello che abbiamo prodotto sì. finora è stata forse tutto sommato una buona scelta insomma. è una buona scelta, di solito questa è la domanda che uno pone alla fine perché poi invece no, abbiamo, fatta inve abbiamo fatto tutto all'inverso perché c'è ancora quella lucidità perché poi tra poco tra le domande, tra le argomentazioni, tra qualcosa le premetto che comunque faremo sempre tutto col sorriso sulle labbra perché è vero che lei è il primo cittadino, è vero che parliamo di argomenti seri però ogni tanto bisogna sdrammatizzare e sorridere perché già i problemi sono tanti e basta pensare che non solo queste scosse di terremoto che stanno attanagliando la comunità eh, praticamente di Chieti, L'Aquila un po' dappertutto, ora ci si è messa anche la neve, ecco tutto ciò evidentemente non basta ancora tutt'oggi, situazioni imbarazzanti, perciò cioè i problemi sono veramente tanti e bisogna affrontarli con una certa dimistichezza. Sembra che dalla regia c'è una diretta telefonica e allora di solito si dice cincin cin, al primo brindisi, pronto? È accaduto. si è emozionata. Nel cincin, cin. cercheremo di ricontattare. Sindaco, lei mi diceva: eh, Non solo mi fa capire. Eh, mi fa piacere di quello che ho fatto, però sono sempre più convinto. Oggi come oggi, rappresentare una comunità, a prescindere dalla grandezza, piccolo o grande, qualsiasi, eh, è la realtà che uno si ritrova e soprattutto vive. Non è semplice comunque gestire tante situazioni. Non è semplice, però se uno, ripeto, è... ha la passione e quindi c'è questa volontà di affrontare i problemi... Eh perché noi stiamo e rappresentiamo quelli che sono i problemi dei nostri territori, i problemi dei nostri cittadini, chiaramente questa è la forza che ci fa andare avanti e ci fa affrontare poi questi problemi. Eh, io lo faccio con, con amore, ripeto, con passione, abbiamo lavorato per 30 mesi duramente e abbia, abbiamo lavorato in silenzio, adesso è arrivato il momento di, di dire... <ride> Quello che sono stati fatti, fatti di questi 30 mesi, che non e sono pochi, certo, perché ma in 30 mesi abbiamo rivoltato il paese così come si rivolta un calzino, perché abbiamo preso in mano un paese che praticamente 30 mesi fa era fermo, era impaludato non aveva una prospettiva di sviluppo, non aveva dei rapporti e dei contatti con le istituzioni metropolitane e con le istituzioni regionali. Noi abbiamo prodotto una serie di iniziative che ci ha messo, ha messo il nostro Paese in primo piano rispetto a quelle che sono le istituzioni sia regionali che metropolitane. Abbiamo fatto in modo che questo Paese venisse rivitalizzato e quindi... Di mettesse in, si rimettesse in cammino e questo l'abbiamo fatto affrontando di petto i problemi che attanagliavano il paese da oltre 20-30 anni di solito si dice di petto e testa all'insu per affrontare quelli che sono i problemi quotidiani e non solo Gerardo Tucci è pronta alla prima diretta? pronto? 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 buonasera signora, buonasera a lei buonasera, buonasera. senta eh, buonasera, vorrei... Vorrei due domande al sindaco, Signora, se chiedo scusa, ci mancherebbe, lei è la padrona e quindi ritenga e faccia quello che desidera. Si può presentare gentilmente, signora? Sì, sono la signora Sirica, chiamo, chiamo da Striano, sono una cittadina astriana. Buonasera signora, buonasera, era giusto in modo tale pure per contraffacciarci, voglio dire. Buonasera, senta, vorrei chiedere al sindaco, sì, Prego, come signora. noi cittadini strianesi, e, e da quanto so, anche nei paesi limitrofi hanno lo stesso problema. Eh, volevo chiedere una cosa in merito alla posta: noi non riceviamo più posta, abbiamo un disagio non indifferente perché il sindaco lo sa, dobbiamo andare a Poggiomarino per andare a vedere se, se ci arriva qualche fattura o qualche altra cosa. Volevo sapere quando si risolverà questa cosa perché non è possibile. Uh, una cosa del genere, ci può dare qualche risposta in merito? La signora ha detto signora Sirica ho capito bene? Sì, sì. Signora sì. non solo confermo quello che lei dice, ma è un problema che sinceramente lo, lo sto patendo anch'io, ma credo come tutto. È. Quindi la domanda sua pertinente a Massimo e la ringrazio pure. Grazie signora, grazie. E allora, voleva fare un'altra domanda, signora? Sì, volevo chiedere, Prego. per quanto riguarda il campetto comunale, i lavori sono fermi da un sacco di tempo, i ragazzi della Scuola Calcio di Friano, giustamente sono costretti ad andare ad allenarsi in un altro campetto. E volevamo sapere più o meno noi mamme, dei ragazzi della scuola calcio, quando è che finiranno questi lavori? Se gentilmente ce lo può far sapere. I tempi, in quali tempi poi uh, finiranno i lavori a campo comunale? Perfetto Queste signora. Queste sono le mie due domande. Vorrei delle risposte chiare e gentilmente se è possibile. Ha ragione, Grazie, senza signora. politichese e in modo chiaro. giusto? Grazie mille e buonasera. Buonasera, sindaco. Grazie signora. Buonasera posta. innanzitutto. Uh, il problema delle poste è un problema che noi stiamo affrontando e lo affronto anch'io come... Ho anch'io questo problema come primo, come primo cittadino, insomma, che a me la posta arriva in ritardo e non arriva sempre. Lei lo sa che, se non lo sa glielo dico adesso, noi abbiamo fatto tutta una serie di iniziative, abbiamo sollecitato e scritto alle poste centrali, abbiamo sollecitato e scritto a quelle che sono i vari enti come l'Enel per fare in modo che non fossero staccate le, le utenze. Ultimamente abbiamo sollecitato ulteriormente l'ufficio postale attraverso l'unione di più comuni. Quindi abbiamo messo insieme il comune di Poggiomarino, Terzigno e San Giuseppe Vesuviano e abbiamo fatto un'azione comune. Mi sembra di capire. E questa può essere come si dice, una, una piccola speranza per tutti quanti noi che il problema si avvia a soluzione: nel senso che dovrebbero arrivare o sono già arrivati sul nostro territorio due o tre postini che dovrebbero diciamo, facilitare questo smaltimento della posta, che purtroppo ripeto, è un problema che affligge tutto il territorio. Comunque noi non ci fermeremo, continueremo a dare fastidio alle poste centrali perché è un problema che, che, so che un tutti dovuto, dire, i cittadini perché... stanno vivendo sì, e quindi noi necessariamente andremo avanti. Per quanto riguarda la questione del campo sportivo, voglio dirle che non è vero che i lavori stanno fermi. Insomma, I lavori eh, sono iniziati da un paio di mesi, da un mesetto e mezzo, e stanno andando avanti, e stanno andando avanti anche in modo, diciamo, abbastanza lacrimente, nel senso che i lavori, per quanto riguarda gli spogliatoi sono stati già quasi ultimati, stanno facendo gli impianti. Eh, noi abbiamo fatto una gara d'appalto che prevede che nel giro di tre mesi i lavori dovrebbero essere consegnati. Quindi, io penso e spero, a meno che non ci siano dei problemi particolari, ma non ce ne dovranno essere, che nel giro di un mese e mezzo, massimo un paio di mesi, i lavori saranno completati e quindi il campo sportivo finalmente potrà essere messo nella disponibilità dei cittadini di Striane e quindi anche dei ragazzi della scuola calcio. Quindi questo è il lavoro che noi stiamo facendo per quanto riguarda queste due problematiche, sono due problematiche serie. Insomma. Sindaco, la signora Sirica, se ricordo sì. bene, chiaramente ha messo in evidenza un problema che diventa annoso un po' per tutti, perché poi ecco per essere pratici, tra bollette, quelle consuetudinarie che ognuno affronta nella vita quotidiana e tant'altro, effettivamente è un problema. Eh, non solo eh, serio, ma soprattutto spinoso perché si va incontro a tante situazioni. Io ho letto per il passato: lei ha fatto anche delle note, praticamente in cui chiedeva pubblicamente anche il fatto di potenziali distacchi da parte di questo o quell'ente. Proprio a dire se ci sono dei problemi, cerchiamo di risolverli insieme. Ma non diano il gioco. Infatti, non ci sono stati Appunto, distacchi, c'è stata questa brido, elasticità. Questo che abbiamo fatto proprio abbiamo sollecitato chi di dovere a non intervenire perché c'era questa problematica che affliggeva il territorio. Insomma, e questo chiaramente, ripeto, non è un problema che purtroppo affligge solo il territorio di Striano, ma, ma affligge tutti ma i comuni, comuni, comuni vicino E allora e sindaco, infatti, insieme stiamo cercando di risolvere di trovare il un problema. Trade union soprattutto per cercare per quantomeno di limitare i danni perché sarebbe importante e allora l'avevo preannunciato nell'introduzione. Eh? Stasera proprio per la massima trasparenza e ringrazio pubblicamente coloro che hanno accettato l'invito eh, spontaneo e soprattutto devo dire senza sì e senza ma. Avremo diversi collegamenti con varie testate, le testate e i colleghi che seguono da vicino H24, quelle che sono poi le gesta politiche e quindi istituzionali dell'amministrazione guidata dal primo cittadino Rendina, poi naturalmente parliamo anche degli altri assessorati, ma c'è il primo collegamento telefonico con il collega del mattino Francesco Gravetti. E lo vado subito a salutare. Buonasera Francesco. Buonasera a Trianello, buonasera al Sindaco. Grazie, buonasera, grazie buonasera. Francesco per aver accettato l'invito, ti ringrazio pubblicamente. Sai che chi vive di questo mondo le sinergie sono fondamentali. E quindi a questo punto, da maestro quale sei? Prego, carta bianca, il sindaco è qui presente, a tua completa disposizione. Grazie, grazie Nello. Spero mi darei la possibilità di fargli diciamo, due-tre domande. Così... Non ci a me è piaciuto il-barra-tre che è importante. Eh. Cominciamo dalla prima. La prima Prego. la devo fare necessariamente sul problema eh, che credo in questi ultimi giorni, assieme a quello della posta, per carità, sta eh, attanagliando i cittadini, ma eh, diciamo, ce lo portiamo dietro forse da 30 anni, quello degli allagamenti noi a fine ottobre eh, a Striano fu fatto un consiglio comunale molto importante allargato a tanti altri comuni da quel momento in poi è cominciata una roadmap se così si può dire per risolvere il problema degli allagamenti delle strade ecco, quello che chiedo al sindaco è di spiegare ai cittadini a che punto siamo, eh, so che ci sono stati fatti degli incontri anche di tipo tecnico e operativo in, in regione e eh, diciamo di indicare come dire, delle, delle date per capire quando si può cominciare a superare questa questione, al di là degli aspetti strettamente tecnici che pure sono importanti e che, va detto, diciamo, incidono molto sulla questione, diciamo, molto più della volontà, della volontà politica che non sempre riguarda eh, il territorio. La seconda domanda la devo fare necessariamente sulla Vesuvio Est, perché mi devo fare un po' di pubblicità, visto che proprio oggi ho pubblicato sì, no, diciamo, un'inchiesta un sulla, sulla questione e anche qui diciamo, la questione è molto in prospettiva però è altrettanto importante per il territorio cioè, non è una cosa che finirà domani mattina, però ieri intervistando il sindaco mi diceva, questo è un progetto che eh, stravolgerà anche il modo proprio di intendere lo sviluppo del territorio e volevo proprio una riflessione una riflessione su questo magari mi comincio a rispondere su questo poi se Nello mi dà un altro minuto gli faccio anche la terza Domanda Intanto aspetta, io... eh, Francesco, hai già pronto la terza domanda? Sì, sì, ce l'ho la terza domanda. Prego, facciamola pure in modo tale che poi il sindaco sì. fa un remake, ti dà tutte le dovute risposte. Io te ne sono grato e così abbiamo completato l'intervento. La terza domanda la volevo fare per spostare un po', diciamo, come dire, eh, l'attenzione dalla scottante attualità alle prospettive culturali. Volevo impegnare il sindaco, diciamo, a ribadire un impegno che prese tempo fa anche alla mia presenza, a, diciamo. Eh, r ricordare in qualche modo il professore Luigi Pumpo so che lui questo impegno l'ha preso il sindaco è anche un assessore alla cultura molto attivo insomma eh, ci fu un incontro pubblico sicuramente Rendina se lo ricorderà eh, in cui ricordammo appunto la figura del professore Luigi Pumpo si potrebbero fare mille cose non... Non devo neanche essere io a dire eh, che cosa dobbiamo fare, però diciamo, sui noi, se mi posso permettere, diamo un impegno anche per, per, per fare questo, questa iniziativa culturale che sarebbe molto importante e soprattutto continuativa nel tempo. Francesco, grazie mille. Grazie a te. Buon Ci lavoro, mancherebbe fra... buon lavoro a te e soprattutto eh, quello che dico sempre con tutti. La comunità, ma parlo di tutte le comunità, non è del singolo, ma di un'intera cittadina praticamente. Questo è assolutamente vero. Grazie ancora, buon lavoro, grazie. Ciao, ciao. Prego, Sindaco. Grazie, grazie Francesco. Eh, Francesco mi dà l'occasione per affrontare due degli argomenti che sono stati, diciamo, dei cavalli di battaglia di questa amministrazione comunale. Quando ci siamo insediati, si parlava di grande progetto Fiume Sarno, se tutti quanti ricordano, e si parlava della realizzazione delle vasche di laminazione o, o aree di esondazione controllata da realizzare sul nostro territorio. Nel frattempo. Da oltre 40 anni i nostri territori, i territori del Basso Vesuviano e i territori dell'Agro Nocerino sarnese continuavano e continuano ad allagarsi. Noi abbiamo condotto una battaglia, una battaglia insolitaria, devo dire perché gli altri comuni sotto questo aspetto non ci hanno sostenuto contro quella che era la realizzazione delle vasche di laminazione sul nostro territorio, sul territorio di Poggio Marina e sul territorio di San Valentino Torio. Oggi possiamo mettere dei paletti, se ricordate bene eravamo quelli che Dall'inizio dicevano che bisognava contemporaneamente risanare le due vasche, Vasca Pianillo e Vasca Fornillo, che poi sono diciamo, le due vasche che determinano l'allagamento dei territori di Striano. Se ricordate bene siamo stati l'unico comune che ha detto fin dall'inizio che bisognava riaprire il canale Conte di Sarno se volevamo alleviare gli allagamenti del nostro territorio. Oggi possiamo dire che tutte queste battaglie, anche grazie al nostro impegno e grazie a quel consiglio comunale congiunto che abbiamo tenuto a Striano e non, che è partito proprio dalla vostra e non certamente idea. in modo occasionale è venuto a Striano. è venuto a Striano perché il sindaco di Striano è stato il sindaco che più di tutti si è battuto perso, presso gli organi regionali per fare in modo che questi problemi venissero portati in primo piano. Eh, io, per la verità, ho trovato nella, nella Regione Campania e quindi nel Presidente della Regione una, una Regione attenta ai problemi del nostro territorio. Sotto questo aspetto ci ha dato una mano notevolissima l'assessore all'ambiente Bonavitacolo, ci ha dato un, un aiuto eccezionale lo stesso capogruppo PD alla Regione Campania. Campania Onorevole Casillo e aiutati anche da queste, da queste autorevole personalità noi siamo riusciti a portare sul tappeto in prima istanza i problemi degli allagamenti. De Luca nell'incontro che abbiamo avuto a Poggiamarino ultimamente ci ha dato delle parole diciamo abbastanza chiare sotto questo aspetto per cui ha detto che le vasche di laminazione sul nostro territorio e sui territori di Poggi Marino e San Valentino non verranno più realizzate. Quindi qui prima grossa vittoria di questa amministrazione, di questa, di questa battaglia portata avanti in questi mesi, dopodiché ci ha detto che sarà riaperto il canale Conte di Sarno, un'altra iniziativa portata avanti da noi, dopodiché ci ha detto che quanto prima andremo alla bonifica del, delle, delle due vasche, Vasco Pianillo e Vasco Fornillo. Dopodiché un'altra battaglia che noi stiamo portando avanti è quella della messa in esercizio della rete fognaria che purtroppo oggi non funziona e che anche questa causa degli allagamenti. Anche questa problematica il Presidente della Regione De Luca ha detto che quanto prima inizieranno i lavori per la messa in funzione di, queste, di questa rete fognaria, quindi tutte quelle che sono state le nostre battaglie in riferimento alla soluzione del problema degli allegamenti diciamo che è un problema quarantennale, 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 sembra che siano stati portati a termine e sembra che abbiano uno sbocco. Questo grazie ripeto ad una regione che è sensibilissima ai problemi del nostro territorio, ma una battaglia che noi con ostinazione abbiamo portato avanti nel corso di questi mesi, nel corso di questi anni. Anche in solitaria, devo dire, anche derisi dagli altri, però noi abbiamo... Perché? Istantane... È perché pensavano che queste fossero delle battaglie perse in partenza, noi invece siamo stati convinti e siamo convinti che queste battaglie, se portate avanti in modo diciamo, intelligente, nel modo dovuto, facendo delle proposte serie, si potevano arrivare a soluzioni e sono arrivate a soluzioni. Così come io ho detto a De Luca in una lettera eh, che non esiste solo la terra dei fuochi, ma esiste anche la terra dell'acqua. La terra dell'acqua di cui ci allaghiamo continuamente noi, il problema non è di acqua piovana pulita, noi ci allaghiamo purtroppo di acqua. Che è acqua di fogna e quindi, oltre che un problema diciamo, di allagamenti e quindi di quello che potrebbe essere eh, un problema di spostamenti eh, sul territorio quando piove e quando ci, ci allaghiamo, abbiamo un problema serio che è quello igienico-sanitario. Questo è un territorio che va assolutamente bonificato. E quindi, questa storia della bonifica del nostro territorio chiaramente si sposa con la questione della stazione Vesubio Est. Questa è un'altra battaglia che. Questa amministrazione comunale è il sottoscritto appena si è insediato, ha iniziato, ha portato, portato avanti. Anche questa, devo dire, in solitaria, perché forse nessuno ricorda, ma sul nostro territorio, appena mi sono insediato a luglio-agosto, abbiamo fatto una conferenza dei sindaci, dove hanno partecipato circa 15-16 sindaci astriano. Abbiamo fatto una petizione che abbiamo mandato alla regione. La regione, allora guidata dalla, dal presidente Caldoro, non prese in. Nessuna considerazione questa petizione. Nel momento in cui si è insediata l'amministrazione, diciamo, De Luca, io ho ripreso di nuovo questa problematica in mano, anche qui in solitaria, anche qui quando arrivava il sottoscritto nelle riunioni pubbliche mi si diceva arriva la Vesuvio Est, non mi si diceva arriva il sindaco di Stria. Abbiamo cambiato pure il cognome, perché, quindi Vesuvio il cognome, per me era diventato un punto, di, cioè un, un riferimento, per me era diventata una questione di principio quella della Vesuvio Est perché io ho sempre ritenuto che questa stazione, chiaramente, e qui poi entra in gioco quelle che sono le riflessioni che tutti quanti come amministrazione comunale dobbiamo fare nel momento in cui questa stazione sarà realizzata perché oggi abbiamo la certezza che questa stazione sarà realizzata perché fa parte del patto Stato-Regioni siglato da Renzi con il presidente della Regione De Luca è stata finanziata con oltre 30 milioni di euro la Regione per fine anno il 28-29 gennaio ha fatto una delibera di giunta dove ha impegnato i primi 2 milioni di euro per il 2017 e altri 3 milioni per il 2018 quindi c'è la certezza che questa stazione si farà però che è iniziato come, il dovuto come ci ha detto De Luca più volte questa è un'opportunità che questi territori perché io parlo della stazione non come della stazione che salverà i problemi del territorio di Striano, ma salverà se noi saremo in grado chiaramente di creare intorno a quest'opera le dovute infrastrutture e quindi i dovuti servizi, dovrà cambiare nel futuro quello che sarà l'economia di questi territori. Però questo lo possiamo fare se tutti... Sì, fare una lei... Il futuro che lei ha appena accennato è un futuro sempre... Filorendina o chiunque, questo sarà questo per me non ha importanza. Ecco, non è quella ecco la mia risposta: che per aspettavo, me questo non ha importanza. Io ho fatto, ho lavorato per, per, il a, ho lavorato per arrivare a questa soluzione. Perfetto. Ci siamo arrivati, l'abbiamo raggiunto. L'obiettivo, ripeto, anche in solitario contro l'opinione di tutti: chiunque poi seguirà questo, questo, lavoro, questo lavoro, chiunque sarà in seguito, non è un problema. L'importante è che noi abbiamo creato le condizioni perché questo territorio Striano, Poggiomarino, San Valentino, Lagro Sarnese Nocerino, il Basso Visuviano possono finalmente avere una, uno sviluppo e quindi diverso da quello che noi abbiamo oggi perché oggi purtroppo le nostre terre, le nostre aree sono delle aree completamente abbandonate dove la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, la fa da padroni. Noi stiamo creando le condizioni perché questo territorio possa essere un territorio diverso e possa finalmente sconfiggere la piaga della disoccupazione e quindi anche quella della delinquenza. Noi stiamo lavorando per questo, abbiamo posto le condizioni, Sinecola. bisogna Stop andare un attimo vante. perché in gergo calcistico si direbbe è entrato in partita è caldo è dirompente e non si ferma siccome siamo agli inizi il, il percorso della cosa io la fermo ogni tanto perché ho visto che Prego. è partito subito con il passo svelto di solito si dice il primo tackle se va bene poi diventa inarrestabile io devo dire che il primo tackle non solo il primo anche il secondo è partito benissimo però volevo, volevo, volevo concludere certo perché, volevo poi, concludere e perché non si dimentichi della terza domanda perché di, appunto, appunto perché volevo concludere da, è Importante. Eh, volevo concludere sulla questione della Vesuvio prego, Est. Prego, prego. Eh, noi dobbiamo tutti quanti da questo momento in poi, quando dico noi ri mi riferisco a tutti i comuni certo. che sono interessati a questa, a questa problematica della stazione. Dobbiamo lavorare affinché all'interno dei nostri strumenti urbanistici dobbiamo prevedere le attrezzature, dobbiamo prevedere chiaramente anche quelli che sono i percorsi possibili e necessari per fare in modo che questa stazione diventi una risorsa, altrimenti noi avremo la solita opera faraonica calata dall'alto sul nostro territorio, Incomputa. però non darà niente di positivo a sì. questo territorio qui entra in gioco e in campo la qualità degli amministratori e quindi delle singole amministrazioni comunali devo dire che in prospettiva possiamo creare tanto, perché quando io dicevo e parlavo di futuro turistico alberghiero sul nostro territorio mi deridevano. Non è così, lo stesso De Luca, De Luca ha sottolineato questo aspetto perché noi dobbiamo fare in modo, attraverso, ripeto, un lavoro comune, quando arriveranno a Striano milioni e milioni di cittadini, non dovranno prendere la Vesuviana e andare via oppure viceversa prendere la TAV e andare via, ma dobbiamo essere capaci di intercettare una buona quantità di questi di questi cittadini e fare in modo che si fermino a Striano quindi creando alberghi, ristoranti infrastrutture pubbliche in modo tale che si fermino a Striano e poi 10 minuti abbiamo Pompei un quarto d'ora abbiamo Oplonti Ercolano abbiamo la costiera Amalfitana abbiamo Nola abbiamo Salerno, eh, abbiamo diciamo Sarno di abbiamo, ad Sarno, raggio, abbiamo ad Pestum raggio, sì. abbiamo lo stesso Sito protostorico di Longola, cioè noi dobbiamo creare dei percorsi archeologici e non dimenticando che abbiamo il, il Vesuvio e quindi il Parco del Vesuvio, non dobbiamo, non dobbiamo dimenticare che abbiamo il fiume Sarno. E in sintonia con quello che è il risanamento e la bonifica del fiume Sarno, potrebbe diventare anche questa una risorsa. Perfetto, lei diceva abbiamo, abbiamo, io aggiungo abbiamo in diretta telefonica il redattore del Pappagallo, Francesco Ierbolino. Buonasera, Francesco. Sì, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione, un'ottima iniziativa. Saluti al Sindaco e grazie. Grazie saluti, saluti a te, Nello, caro amico e collega. Grazie, Francesco. Prego, Francesco. Ecco il Sindaco dall'altro lato. Iervolino, ripeto ancora una volta, Francesco Iervolino, redattore di Il Pappagallo. Prego, Francesco. Sì, 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 a me interessava, perché poi siamo tra l'altro nella in stagione invernale, chiedere qualcosa per quanto riguarda un po' questa questione purtroppo degli allagamenti che attanaglia un po' tutto il territorio. È una questione naturalmente non soltanto di Striano. Non so se ha ascoltato però... non abbiamo già parlato in questo scorcio. Sì, non, 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 ero, non ero collegato. Ci mancherebbe, prego. Quindi. Sì, allora a questo punto diciamo per quanto riguarda un po' i progetti futuri dell'amministrazione, ovviamente anche qualcosa. Che è in agenda, c'è da recuperare, penso, la riqualificazione dell'area X219. Sì. Che tra le tante cose, forse da mettere in agenda, quali sono un po' le novità? Perfetto, va bene così, Francesco? Grazie. Ti ringrazio tante cose. Grazie Francesco, sei sempre gentile e soprattutto sempre a modo. Grazie mille Francesco. Grazie dottor Iervolino. Sindaco, prima, prima a di rispondere Francesco, vogliamo di... rispondere alla terza domanda La terza importante, domanda perché è di Francesco, che io mi tenga, dal punto di vista affettivo quella diciamo, certo, più, ci più importante, Ma ci mancherebbe. perché tutti quanti noi siamo rimasti, diciamo Legati in modo affettuoso alla memoria del professore Pumpo, alla famiglia Pumpo, allo stesso professore Pumpo che ha dato tanto al nostro territorio, io ho preso un impegno che non dimentico affatto, quello di, di intitolare la nostra biblioteca comunale al professore Luigi Pumpo. Noi, quanto prima troveremo diciamo, una sede opportuna alla nostra biblioteca, appena troveremo e abbiamo già individuato quella che potrebbe essere la sede della, no, della nostra biblioteca pubblica, la intitoleremo sicuramente al professore Pumpo. Così come io mi impegnai all'epoca pubblicamente. Diciamo poque che quella abituato, parola ribadita stasera in io diretta. sono abituato a mantenere la parola data, questa parola sarà sicuramente mantenuta. Perfetto. Per quanto Francesco riguarda la questione, il la questione della, della 219, io voglio dire alcune parole chiare sulla questione della 219, perché qui tutti stanno dimenticando una cosa molto semplice. Quando io mi sono insediato, l'area della 219, l'intera area quindi 100 appartamenti, compresa l'area verde, facevano parte di quelle che erano le opere alienabili del comune. Cioè nel senso che la vecchia amministrazione comunale aveva deciso di vendere quest'area, di venderla e quindi di metterla all'asta. Io e questa amministrazione comunale abbiamo ritenuto opportuno togliere dalle opere alienabili questo che è un'area per noi fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, quindi quell'area non si vende più quell'area resta di proprietà della pubblica amministrazione e quindi dei cittadini strianesi e già questo è qualcosa di eccezionalmente diciamo, importante perché quella è un'area, un'opera pubblica e rimane di proprietà della, dei cittadini strianesi. Dopodiché io, così come avevo promesso in campagna elettorale, ho creato e abbiamo creato una commissione Consigliare con la partecipazione di tutti i consiglieri comunali, compresi quelli di opposizione, questo, questa commissione ha lavorato, devo dire, ha lavorato bene, ha lavorato in sintonia e ha tirato fuori un, un, diciamo, una proposta che dice chiaramente che quei palazzoni così come sono oggi non possono essere recuperati. Per cui sicuramente bisogna fare un intervento di abbattimento di quei palazzi e perché io ritengo che abbattere quei palazzoni che oggi sono inagibili non risulta necessario perché Stiano forse non ne ha bisogno ricostruire altro cemento e quindi altri appartamenti una parte di quel territorio dovrà essere destinato sicuramente a verde attrezzato, un'altra parte dovrà essere destinato sicuramente ad un'opera pubblica di interesse generale che potrebbe essere una sala polifunzionale, l'altra parte potrebbe essere destinata a delle abitazioni da devolvere alle persone, da dare in possesso alle persone, alle cioè, famiglie disagiate e regione. Ha fatto con... bene questa precisazione. Chiaramente da... per fare questo non bisogna fare solo chiacchiere. Noi abbiamo fatto richieste: richieste alla regione, richieste alla, 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 al governo di finanziamento, perché noi non abbiamo la forza economica per poter affrontare un'attività una, diciamo un del genere. Diciamo Quindi sindaco verba Babola e Skip Damanti. Richiesta chiara, ci sono state fatte richieste sia alla Regione, ripeto, sia alla. Alla, al governo per fondi e per finanziamenti e noi abbiamo diciamo una, una buona Speranza che questa nostra richiesta, io. Una non, buona voglio illudere, allora, diciamo così. non voglio illudere nessuno, Appunto. possa essere accontentata e quindi potremo avere i fondi per poter intervenire anche su quell'area che va riqualificata se ne vogliamo riqualificare in toto il nostro territorio. L'unica certezza per ora però che dall'altro lato in diretta abbiamo con noi il direttore del Fatto Vesuviano, Mariano Rotondo. Buonasera Mariano. Eccomi, buonasera a te, buonasera al sindaco, buonasera ai telespettatori. Quindi la mia certezza non era un dubbio, era una certezza e basta, voglio dire. Eh sì vabbè che ci fosse, sì, poi <ride> tutto il resto non so. <ride> e allora, grazie innanzitutto caro Mariano per aver accettato l'invito. Eh, ci grazie mancherebbe. A te. Prego. Sì, aveva, io purtroppo non ho avuto l'opportunità di seguire tutto il programma. Per Fino ad ora ti faccio un resoconto veloce. Sono state sì. poste le domande per quanto riguarda gli allagamenti, il servizio sì. delle poste che è diventato sì. un servizio annoso e quello che poi praticamente... Sono la, ecco, il sindaco lo diceva tranquillamente, il fatto della comunicazione... Del della, della TAV. Quindi e della 219... 219. Questi gli argomenti trattati. Ora decidi tu dove proseguire. No, vabbè, più che altro, ecco, sulle poste io volevo fare anche una proposta al sindaco, del resto, sai, secondo il Vesuviano è una proposta che ho fatto un po' a tutti i suoi colleghi, quello di um, lavorare insieme, perché uh, i cittadini stranieri rispetto poi agli altri hanno una doppia, uh, doppia insomma, un doppio disservizio. ecco, perché non solo la posta a casa non arriva, eh, non solo devono andarsene a prendere in un ufficio postale ma devono arrivare un attimo a Poggio Marino, a Poggio Marino sì. Sì, quindi è questa insomma, la parte secondo me, più grave sì. del, eh, del disagio che hanno i cittadini stranesi ecco il sindaco ha pensato perché lui è bravo anche in queste cose l'ha fatto per la TAV l'ha fatto per altre occasioni di riunire un attimino tutti i sindaci del, del comprensorio con Poggio Marino, Terzigno, San Giuseppe eh, e, mm organizzare insieme una, una forma di protesta diciamo che in parte il sindaco l'ha già pre detto sì. precedentemente buonasera buonasera sì. Mariano volevo buonasera, io Mariano. tu non eri collegato ma, no purtroppo no. mi è stata fatta questa domanda io voglio dirti che io già ho avuto modo di eh, sì. contattare eh, Telefonicamente ci siamo anche visti il Presidente del Consiglio Comunale di Poggio Marino mm -hmm. il Presidente del Consiglio Comunale di San Giuseppe Vesuviano e di Tersigno e questa proposta di lavorare insieme e di tirare fuori un documento comune è già sta sul tavolo della discussione quindi questa cosa io l'ho già fatta così come ho fatto con, con il Consiglio Comunale congiunto fra i diversi Infatti. comuni tu sai che io sotto questo aspetto come tu dicevi eh no, non ho problemi tabla, di sorta perché insomma. ho dei buoni rapporti con tutti i sindaci dei comuni vicinori anche perché noi siamo persone che quando prendiamo un impegno e diamo la parola siamo, siamo tenuti a mantenerla e noi la manteniamo. Quindi ci consigliano delle persone serie e noi lavoriamo bene con tutti quanti i sindaci e le amministrazioni comunali che vicini a noi. E sotto questo aspetto io come tu stavi dicendo, ho ritenuto opportuno fare in modo che questa proposta e questa protesta fosse non una protesta solamente del, del sindaco e dell'amministrazione comunale di Istriano ma di tutti i comuni purtroppo interessati a questa problematica e sta diventando seria anche questa. Insomma. Sì, assolutamente. Sì, sì. Ma poi vi volevo chiedere un'altra cosa riguardo sì. un po' al, all'illuminazione pubblica. Voi nel tempo, cioè, ecco, diciamo che avete in qualche modo ereditato un impianto piuttosto vecchio. Con scarsa manutenzione, eccetera, eh, avete già insomma, f... ehm, però, di tanto in tanto i, i cittadini continuano a lamentare, ehm, insomma, alcune strade al buio. Eh, voi sapete già qual è la motivazione? Avete già previsto qualche intervento risolutivo? Come stanno, insomma, le cose allo Stato? Allora, Mariano, questa era la tua ultima domanda? Sì, 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 la mia ultima. Poi... Io ti ringrazio, soprattutto grazie, eh, manteniamo sempre quella fede che ci accomuna, voglio dire, che è importante. Assolutamente, assolutamente. Bravissimo, era una cosa in diretta, ci tenevo a mettere sì, sì, sì. in evidenza. Cosa che purtroppo a me, faccio una battuta, non ha questa fede il sindaco, voglio dire, però è un problema più suo, voglio dire. E allora, ah, 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 <ride> e fra i miei tanti difetti... Vedi, 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 vedi sono, Ma sono, non parlo con <ride> Ma questo è il peggiore perché poi... Fra i miei allora, tanti, sono tanti difetti... Sono amico del figlio del Sindaco, so anche la squadra per cui ti fa quella. No, sono, ah, Giuventino, sono Giuventino, sono Giuventino, sono E allora grazie Mariano, grazie mille e buon lavoro. Grazie, eh, grazie, grazie a te e complimenti, buona Grazie, figurati. Gra grazie grazie Mariano perché, Allora chiedo questo... scusa Sindaco, un attimo, solo le chiedo scusa. Gerardo, mi dicevi prima mi facevi cenno. Eh, possiamo andare tranquillamente avanti, grazie. Gian, il maestro è lui e io mi attengo. Prego. Sì, allora dai. quella della questione dell'illuminazione pubblica è una questione seria, ha fatto bene Mariano a metterla in primo piano. Eh, voglio dire che io ho ereditato una, una pubblica illuminazione talmente obsoleta e vecchia che risale addirittura a, agli anni 83-84, quando, quando io ho fatto il sindaco la prima volta sul nostro territorio astriano. All'epoca noi praticamente. Nell'83 e nell'84 noi abbiamo inaugurato l'impianto di pubblica illuminazione e questo è ancora quell'impianto, quindi vi lascio immaginare quali sono, quali problemi può creare un impianto che era mai lì da 30 anni e che nel frattempo non ha subito nessun tipo di intervento che potesse renderlo più efficace e più efficiente. Noi sotto questo aspetto stiamo lavorando da un 2-3 mesi, stiamo portando avanti un progetto insieme all'Enel per cercare di intervenire, così come stanno facendo fra l'altro anche altri comuni vicinori, sull'intero impianto di pubblica illuminazione e noi pensiamo Riteniamo che nel momento in cui avremo pronto questo progetto, nel giro di qualche anno potremo rimodernare l'intero impianto di pubblica illuminazione e non solo rimodernare ma ampliarlo anche perché è necessario. Io dicevo prima, noi abbiamo fatto cenno prima a dei problemi di grosso, diciamo, di grosso respiro sì. come la TAV, come gli allagamenti. Però oggi bisogna impegnarsi, e questo sarà l'impegno mio per i prossimi anni, per quelle che sono le problematiche inerenti. L'illuminazione, le strade, eh, portare l'acqua potabile in tutte le zone del territorio, cioè l'arredamento della sì, Com'è la situazione della fibra ottica Striano? Lì stiamo messi bene, sì. ultimamente praticamente abbiamo fatto i lavori, bisogna solamente collegarsi a quello che è il comune. E poi... co praticamente verrebbe coperta un po' tutta la fascia. Verrebbe coperta tutta tutto. la fascia comunale. Perfetto, tutta, sì, tutta, sì, tutto, siccome tutto, abbiamo tanti argomenti da affrontare, tutto. però mi dicono dalla regia, grazie sempre a Gerardo Ducci e alla redazione, che c'è una diretta telefonica. Pronto? Pronto. Buonasera. 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 Lei è la signora De Pescatore. Buonasera signora. Buonasera, buonasera. Sono buonasera. una vecchia insegnante di Striano. Grazie per essere intervenuta, grazie. Per carità, eh, no, è no interesse di, di, di non no, nostro, siamo l'ufficio postale di Striano. Ecco. La posta non arriva più. Io avevo tanti abitanti che mi mandavano giornali, post per privati, niente, non riceviamo più niente, perché i postini li hanno mandati a Poggio Marino, ma com'è possibile? Un paese di mila abitanti che non ci non ci sono i postini, vengono alle tre, ma non stanno portando niente più, ma com'è possibile? Va bene. Glielo vuole dire al sindaco? Il sindaco lo la sta, sta ascoltando, dicendo, la sta ascoltando. Innanzitutto ah, ecco. l'abbraccio ecco. e la saluto, signora Ah, sì, 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 mi state sentendo? Sì, certo, abbraccio eh. e la saluto un affetto. Con <ride> affetto, perché so, ho, 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 so ho qual è l'affetto che po ci po lega a di... tutte e due. Come dite? So qual è l'affetto che ci lega. Ah uh, sì, uh, vedete un po' di intervenire <ride> con, con cause perché c'è un morire senza l'ufficio postale. Ha, eh, in... ha ragione, ha ragione, Io non ho avuto, no, paura delle nel, le bollette, ragione, dei, tutte ragione. queste bollette. Come facciamo? Dopo c'è cioè, ovviamente eh, la corri, quando non paghiamo Beh. per tempo subito aumenta, questo volevo chiedere, volevo dire. Va io la ringrazio maestra voglio, volevo, yeah. e soprattutto segua attentamente la risposta sì, che le sta per dare il primo cittadino, restituiremo. Io, io voglio Prefetto. che anche su questa questione fosse, data una, fosse detta una parola chiara, Prefetto. Insomma, Prefetto. Eh, noi stiamo facendo tutto quanto è possibile e inimmaginabile per poter sollecitare le poste chiaramente a intervenire, a risolvere la, la questione e la problematica, però purtroppo... Può, purtroppo non sta nelle nostre diciamo, competenze, nelle nostre facoltà intervenire direttamente e risolvere il problema. cioè Questo problema lo, può risolvere, lo, può risolvere, lo possono risolvere le poste centrali. Chiaramente noi possiamo e dobbiamo sollecitare così come stiamo facendo, però non sta nella mia purtroppo possibilità di dare una soluzione immediata al problema. Però io ho il dovere, la necessità di rappresentare quelle che sono le istanze dei nostri concittadini e questo lo sto facendo e vi posso garantire e assicurare che lo sto facendo in tutte le sedi opportune. Quindi sotto questo aspetto potete stare tranquilli perché una soluzione a questo problema bisogna assolutamente darla. Grazie. Perfetto. E allora, eh, come vedete è stata bella la maestra, ma lei eh, può dire al sindaco per fare bene la bontà, è questa la cosa molto importante. E allora, e allora, c'è un altro collegamento, questa volta, con il corrispondente del Gazzettino Vesuviano, sempre naturalmente della città di Istriano, parlo di Raffaele Massa, buonasera Raffaele. Buonasera a tutti, ciao Anello, saluto tutti i telespettatori. Prego. Sì, eh, tanti saluti anche al signor Sindaco, so che è ospite lì, e Ti vorrei sta proprio seguendo, rivolgere sì. a lui eh, due eh, coesiti. Bene, il primo riguarda la pubblica illuminazione, come il sindaco pensa io eh, mi sono occupato molto in qualità di corrispondente del Gazzettino Vesuviano di questa eh, problematica. Il nostro impianto giace in condizioni pietose, lo scorso anno è stata portata la questione anche in consiglio comunale e eh, sono stati dati alcuni tempi approssimativi per poter risolvere il problema. Però Uh, stando alle, alla situazione noi abbiamo un impianto fatiscente, molte strade rimangono al buio e uh, abbiamo anche dei pali corrosi, la cosa molto pericolosa ne ho notata l'altro giorno a Via Palma e questi pali corrosi alla base, in caso di condizioni meteorologiche avverse, possono crollare uh, sul matto stradale e quindi provocare gravi danni. Uh, non sono stati dati tempi certi per risolvere la situazione. E noi, eh, cioè io in qualità di cittadino più che di corrispondente volevo eh, avere quindi delle citazioni in merito se eh, si può eh, aspirare ad una eh, soluzione tecnologica più avanzata, parlo anche dell'introduzione e eh, del, dell'introduzione nel centro storico per poterlo valorizzare di eh, lampioni storici artistici. E poi un altro quesito invece riguarda eh, la eh, Porta Civica di San Nicola, un monumento larco che mi sta molto a cuore, il sindaco lo sa bene, e eh, volevo sapere se si può eh, progettare un restauro e magari inviare questo progetto in, 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 in regione, negli organi eh, competenti per ottenere finanziamenti. Grazie Raffaele, grazie per le tue domande e soprattutto buon lavoro. Prego Sindaco. Buonasera Raffaele. No, per quanto riguarda la prima, la prima domanda, diciamo che una risposta è stata già in parte, in parte data. data sì. eh, io so per certo che questo è un impianto obsoleto perché, come dicevo prima, l'ho inaugurato io nel lontano 83-84, quindi sono passati 30 anni. Nel frattempo, posso garantirti e assicurarti che, nel corso di questi 30 anni, nessuna amministrazione comunale pubblica si era posto il problema dell'obsoletità dell'impianto del, 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 dell di pubblica illuminazione. Noi questo problema ce lo siamo posti, ce lo stiamo ponendo e stiamo portando avanti un progetto che tende a riqualificare l'intero impianto di pubblica illuminazione illuminazione e io spero che nel corso del 2017 avremo pronto questo progetto e inizieranno anche i lavori per quanto riguarda la riqualificazione. Sicuramente questo, ripeto, noi lo stiamo facendo, cosa che potevano già le precedenti amministrazioni comunali prendere in considerazione perché questo impianto non è diventato obsoleto nel corso di questi due anni ma è un impianto obsoleto già da di diversi anni. Quindi, Diciamo anche sotto questo aspetto e per quanto riguarda questa problematica, delle parole chiare. chiare. Per quanto riguarda la porta di San Nicola, voglio ricordarti che, diciamo che la riqualificazione e quindi il restauro della porta è stato fatto non oltre qualche anno fa. Se la porta ha necessità di ulteriore restauro, questo chiaramente lo valuteremo, e se è necessario, io ti chiedo anzi un incontro al comune dove possiamo valutare eventualmente sotto quali aspetti bisogna intervenire eh, rispetto a questa porta di San Nicola e poi valutare insieme la necessità e l'intervento da fare e quindi eventuali contributi pubblici per portare avanti questo progetto. Anzi, quindi ti invito pubblicamente a venire al Comune e di parlare di questa questione, di questo argomento, così come abbiamo fatto per altre questioni e per altri argomenti. Perché voglio ricordarvi che questa amministrazione è un'amministrazione aperta a 360 gradi che si è posta come primo obiettivo appena si è insediato quella della trasparenza, della legalità e della democrazia. Voglio ricordare a tutti che non esistevano in Consiglio Comunale le commissioni consigliari, noi abbiamo istituito quattro commissioni consigliari perché la precedente amministrazione comunale riteneva che le commissioni comunali fossero una perdita di tempo. La democrazia, perdita di tempo. È chiaro che se a decidere una sola persona ci mette un secondo. Se a decidere sono più persone ci possono mettere anche un'ora, ma io preferisco un'ora ad un secondo se questo significa democrazia. Quindi abbiamo imposto le commissioni consigliari, abbiamo fatto sì che tutte le sedute consiliari potessero essere riprese sia, sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista audiovisivo, quindi anche le sedute consiliari sono pubbliche. Abbiamo fatto in modo che tutto fosse trasparente, tutto fosse fatto alla luce del giorno. Quindi, così ti chiedo anche a te di venire tranquillamente al comune, di discutere, di valutare insieme questo quest eventuale intervento da fare sul nostro territorio. E allora, Sindaco, in attesa che se c'è qualche altra telefonata, chiaramente aspettiamo delucidazioni. Allora, attualmente la sua giunta è composta praticamente dal vice sindaco, la professoressa Elisa Leonora allora Boccia, già sindaco questa è una cosa importante, da mettere in evidenza, quindi uh, altra figura di spessore di questa amministrazione, tra l'altro attualmente l'elettricità vice deve scopre l'assessorato al bilancio, quindi eh, di solito si dice la chiave dell'acqua di quello che poi potrebbe essere... Urbanistica, bilancio, attività produttiva eh, varie, Io dicevo assessorato al, bilancio, assessorato al bilancio perché è quello diciamo, che è un po' da traino, poi chiaramente fa bene lei ad integrare tutte le quindi mi diceva uh, bilancio urbanistiche e attività produttive quindi oltre a questo chiaramente dicevo un'esperienza importante eh, di una persona, di una figura che ha dato già tanto alla comunità stranese a servizio ancora tutt'ora, quindi significa che c'è quella simbiosi poi c'è praticamente, hai altri assessori a partire dall'assessore al personale sport e polizia municipale eh, Giuseppe Maccarone, Maccarone. Eh, ex presidente del consiglio, attualmente ricoperto praticamente eh, dal... Santolo dalla... Sorvillo ex assessore, come pure ricordiamo l'altro ex assessore eh, ah, Rendina Severino Si se gli... la ringrazio Certo, questo dice Ci voglio, mancherebbe, prego. Voglio, io per questo necessità dell'occasione per ringraziare sia Severino Rendina sia eh, Santo Lo Sorvillo per il lavoro proficuo che hanno portato avanti in questo, nel corso di questi due anni e mezzo, ma per una nostra così decisione eh, democratica, presa democraticamente, eh, da un confronto diciamo, franco, sereno che abbiamo avuto, siamo arrivati alla determinazione di un cambiamento all'interno della, della Giunta, senza che questo abbia provocato all'interno della maggioranza scossoni e contraccolpi. Questo, questo a... è sintomo di democrazia è sintomo e di, di maturità, di maturità politica certo, amministrativa. e amministrativa. Poi volevo citare anche gli altri, praticamente. dicevo l'assessore Giuseppe Maccarone, assessore personale, sport, polizia municipale, eh, poi l'assessore Rosa Reiga, servizi sociali, eh, di comune accordo con altri consiglieri, questi assessori si muovono a 360 gradi, e poi c'è l'assessore Enrico Gravetti, Gavetti, lavori pubblici e ambiente, assessore sul campo, l'altra volta lo vedevo che insieme ad altri eh, collaboratori, molto per, mh, per quanto riguarda l'accordo di differenziata, questo... proposito... Cosa importante, percentuali altissime raggiunte dal Comune Cristiano per la difesa. Io volevo, volevo appunto approfittare di questa domanda per dire che questa amministrazione comunale non è solo l'amministrazione comunale Rendina, ma è un'amministrazione comunale fatta di, di più persone, quindi questa è una squadra che sta lavorando, sta lavorando in sintonia affrontando i problemi diciamo, di comune accordo, noi abbiamo messo in piedi un progetto paese eh, che eh, può dare a Striano nel giro di qualche anno la prospettiva di un paese diverso e di un paese che possa finalmente risolvere i problemi della, della disoccupazione. Questo progetto paese ri, 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 fa riferimento, così come dicevo prima, al risanamento e alla bonifica ambientale del nostro territorio, fa riferimento alla stazione Vesuvio Est, fa riferimento al completamento dell'area industriale, l'area PIP, fa riferimento all'autonomia della scuola Alberghiera e fa riferimento a quello che sarà il prossimo PUC cioè il prossimo strumento urbanistico nel frattempo noi abbiamo risanato dal punto di vista diciamo, della raccolta dei rifiuti il territorio eh, non lo so se qualcuno ricorda bene quando siamo arrivati noi due anni e mezzo fa quanti cumuli di rifiuti stavano nelle nostre periferie. Noi abbiamo ripulito queste periferie, abbiamo fatto in modo che queste periferie nel corso di questi due anni e mezzo rimanessero puliti. Stranamente questi siti che erano diventati dei siti diciamo, di raccolta di rifiuti a cielo aperto, non sono stati più occupati da rifiuti. Oggi sono puliti, oggi riusciamo a tenere il paese pulito e siamo partiti da una... Diciamo percentuale di raccolta differenziata che era il 57-58%, e siamo arrivati all'82-83%. Oggi siamo fra i primi comuni della provincia di Napoli, se non della regione Campania per quanto riguarda la raccolta differenziata dei rifiuti. Siamo forse il secondo o terzo paese in Campania. Questa è una vittoria ed è un qualcosa di cui deve andar fiero non solo questa amministrazione comunale ma deve andar fiero l'intero paese e l'intera collettività perché se siamo riusciti a raggiungere questi obiettivi è grazie ad un progetto chiaramente di raccolta differenziata molto serio ma grazie anche alla collaborazione dei nostri concittadini certo. e dei nostri cittadini che io ringrazio pubblicamente per l'apporto che ci sta dando in tutta questa attività. Quindi questo progetto Paese tiene conto di opere pubbliche, tiene conto di risanamento ambientale, tiene conto anche di quello che può essere un discorso di ordine culturale e sociale sul nostro territorio. È un progetto Paese che sta vedendo la partecipazione dei cittadini strianesi e che da, da qui a qualche anno cambierà completamente il modo di vivere sul nostro territorio e nella nostra striata. poi chiunque verrà dopo di me usufruirà di questo lavoro che è un lavoro duro fatto in due anni e mezzo e che noi continueremo a fare fatto in silenzio abbiamo sì, no, sopportato di tutto quindi sta di dicendo tutto. stasera che lei non ci pensa nemmeno a ripotersi candidare alla prossima sindacatura voglio, non vorrei far stare male qualcuno no perché lei sta dicendo chi verrà dire, in seguito io, io non vorrei esserci è chiaro che se si andranno a riproporre le stesse figure che hanno portato Striano nel baratro, allora noi una riflessione su quello che dovrà essere il prossimo candidato a sindaco, sicuramente saremo costretti a farlo. Io spero e mi auguro che i prossimi competitori per la carica di sindaco siano delle persone valide, delle persone per bene, dei giovani che hanno interesse. E a cuore le sorti del territorio. Io spero che non ci sia la carica di coloro che sono stati messi alla porta e che comunque ad ogni costo vogliono ritornare. Perché questo significa che bisogna poi difendersi difendere, difendere, il, paese, eh difendere certo. il paese. Allora, Sindaco, velocemente, siccome il tempo vola e sta volando, siamo veramente agli sgocci, perché se noi ci pensa, sono le 20.05. Te lascio immaginare, è incredibile, voglio dire. No? Ma... Allora, questa brochure. Allora, io velocemente dico, 30 mesi insieme, i punti in evidenza, trasparenza, legalità e democrazia, diminuzione dei costi della politica, potenziamento del personale, lavori pubblici, loculi cimiteriali, bocciodromo, infrastrutture area PIP, completamento campo sportivo. Alto fiorello all'occhiello che sta per arrivare. Palestra, scuola media, scuola elementare, parco verde, area PIP, grande progetto Fiume Sarno, raccolta differenziata appena citata, dal 58 al 79 e poi cifre ancora più alte, percentuali raggiunte, autonomia istituto alberghiero, stazione Vesuvio Est, redazione PUC, servizio e associazione e poi in questa brochure c'è la parte finale che vado a dire. Queste sono le ragioni di tanta rabbia e chiarimento da parte di certi personaggi, sta scritto. In cerca di autore. Questi sono i fatti incontestabili sotto gli occhi di tutti. Solo chi non vuol vedere non vede dal canto nostro. Siamo convinti che si poteva e si diceva fare di più, perché Striano e gli strianesi lo meritano e perché noi siamo fatti così, incontentabili. Ecco perché promettiamo alla nostra gente un impegno sempre maggiore per rendere Striano un paese più vivibile e di tutti, eh, soprattutto nessuno escluso. Il meglio deve ancora venire, viva Striano e gli Strianesi. Questo è quello che si vince da questa brochure. Io poi aggiungo che tra, a Febbraio c'era la 34esima edizione del Carnevale Strianese, che ha preso piede e oramai è diventata una realtà anche a scala nazionale, per tantissimi motivi, attualmente coadiuvata dal presidente eh, Nando Prospero Ferrara. Questa è un'altra cosa importante, con vari rioni che creano dall'ala Z quello che è poi il carro in sé per sé, con manufattura praticamente personale, dal Vuole, più grande al più volevo piccolo. Volevo dire che noi nel frattempo, Prego. nonostante le nostre difficoltà di bilancio, siamo riusciti comunque a stare vicini a tutte queste associazioni pubbliche certo. e private che portano sul nostro territorio delle attività sociali, delle attività culturali. Noi abbiamo, siamo stati vicini non solo dal punto di vista, diciamo, eh, istituzionale, ma anche dal punto di vista economico, perché abbiamo dato dei contributi a queste associazioni, a queste attività che hanno portato, ripeto, sul nostro territorio, eh, diciamo, ricchezza, eh, persone, hanno portato gioia e quindi noi continueremo a stare cioè, vicino a queste aggiungo associazioni perché siamo veramente al termine, perché è giusto che sia così perché poi il tempo vola, ecco. Però non è detto che si Ripeta questo, anzi, sì. che il sindaco insieme all'amministrazione tutta stanno valutando l'ipotesi di comune accordo con l'organizzazione ehm, del carnevale, con l'associazione, ripeto, del presidente Nando Prospero Ferrara, ripeto, 25, 26, 27 e 28 febbraio, 34esima edizione, eh, altre iniziative che potrebbero anche catapultare definitivamente un discorso mediatico non solo regionale ma anche nazionale. Era giusto, è tutto in itinere, qualcuno direbbe work in progress, sì. e questo è importante. Allora, sindaco, siccome, ripeto, abbiamo toccato vari argomenti e li abbiamo toccati nel vero senso della parola, dando apertura sia ai cittadini che alle redazioni giornalistiche, come vogliamo salutarci? Ci salutiamo con una, diciamo con una speranza e nello stesso tempo una certezza. Ecco. La certezza è quella che il paese striano è un paese oggi... Diciamo al centro dell'attività politica regionale e metropolitana, nel senso che è diventato un punto nevralgico dell'attività per i prossimi mesi e per i prossimi anni dell'attività della regione Campania e della città metropolitana. Siamo diventate un'amministrazione, un paese affidabile, su cui ci si può contare, e noi, insieme alle istituzioni regionali e metropolitane, possiamo dare la speranza ai nostri concittadini che porteremo avanti e completeremo quelle opere che abbiamo iniziato. Abbiamo l'altra opera importante che può dare sollievo al nostro sì. territorio, l'area PIP, sì. che noi stiamo completando e che ha comunque stato necessario dare un impulso all'area PIP, perché volevo, voglio dire e concludo, certo, la stessa questione dell'area PIP quando siamo arrivati stava in un periodo di stallo. Perché tutti quanti sanno che c'erano delle controversie con i proprietari dei terreni che bloccava gli imprenditori a intervenire e quindi ad entrare in possesso dei terreni all'interno dell'area PIP. Noi siamo riusciti a chiudere queste controversie attraverso delle, delle contrattazioni e quindi attraverso anche delle. Delle, 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 delle transazioni con i proprietari dei terreni, abbiamo fatto degli atti transattivi. I, i proprietari dei terreni oggi hanno avuto tutto ciò che gli toccava: hanno avuto tutti quanti i soldi, Perfetto. tutti in modo pacifico, tranquillo. Gli imprenditori stanno arrivando e non abbiamo più. Terreni e lotti da, de, da dare agli imprenditori, abbiamo più richieste che lotti. Qui significa che in tutti questi due anni stato è stato fatto un lavoro bene. eccezionale. Certo. Oggi all'interno dell'area industriale ci sono delle aziende che già lavorano, delle aziende che stanno iniziando a lavorare, delle aziende che fra poco inizieranno a lavorare. Anche questo è un sollievo. Alla disoccupazione, soprattutto giovanile. All'indotto e all'economia. Quindi, fra, poco, fra pochi mesi, fra qualche anno, noi avremo la possibilità di 4 500 persone che saranno occupate all'interno dell'area industriale. Questo è importante. Quindi, questo è, diciamo, è il traino, il viatico: il è quello viatico... che io posso dire ai cittadini, ai cittadini strianesi. Posso dire che noi continueremo a lavorare con la stessa passione e con lo stesso impegno con cui abbiamo lavorato finora. Nel momento in cui verrà meno questa passione e questo impegno, vi posso tranquillamente dire che io abbandonerò e andrò via. Fin quando ci sarà questa passione, questo impegno. Que non ho l'entusiasmo, diciamo anche con i miei 62 anni. Di andare avanti e di lavorare Così, come sto, la più gioco, così la come sto lavorando io. Però la vedo carica, voglio dire. Nel vedo... momento in cui verrà meno questo impegno, questo entusiasmo. portandola al calcio, mi sembra molto Maurizio Andromini, Sarri un uomo Andromini. di campo. che non... Maurizio. Una... Le ho fatto un complimento. Eh, moglie, va via. bene. Ci mancherebbe. E allora, ecco, parlavo dell'indotto del traino, parole chiare, parole precise, parole testuali, sicuramente da 1 a 10 10 alla collaborazione degli assessori, quello che stanno espletando, ai consiglieri comunali. Un'ultima domanda, Bolo, ma che rapporto ha con la minoranza lei? Io ho un rapporto ottimo con la minoranza nel senso che quando io devo affrontare i problemi quasi sempre li chiamiamo a discutere dei di problemi voce. del paese. Perfetto. È chiaro che la minoranza, se si approccia ai problemi del paese, con spirito collaborativo non ci sono difficoltà e non ci sono... Di, di, Nessun, nessun ostacolo ma se si approccia ai problemi del paese solamente per creare problemi oppure per trovare ostacolo alla soluzione dei, di queste problematiche io, dico che non ma io non credo che ne ho un'altra però loro sono, sicuramente... sono delle persone intelligenti. No, finora si sono approcciati in modo di devo dire tutto sommato costruttivo tranne, tranne qualche piccolo strafalcione ma però alla fine, ogni alla fine non ci possiamo lamentare della nostra, della nostra minoranza. Ma poi insomma. dicevo, da persone intelligenti che sono, sicuramente ci sono argomenti che vanno oltre il colore, l'attaccamento, l'appartenenza oppure questo a quella divisione. Noi dobbiamo, Sindaco, dobbiamo invece... imparare. Dobbiamo imparare a discutere dei problemi dei nostri territori, non come dei problemi dei campanili, Bravo. ma dei problemi del territorio, in una, diciamo in una visione più vasta. E invece da 1 a 10 fino ad ora quando, quanto assegnerebbe ad Aristide Rendila dal punto di vista no, politico? Non sono io che mi devo dare i voti. Va bene lo dico io, sarebbe... diciamo per ora ampia sufficienza S sarebbe... verso il distinto di una volta a parte tutto, sicuramente da quello che abbiamo si è vinto stasera, abbiamo ascoltato, ma soprattutto anche dalle domande poste da casa, anche dalle redazioni giornalistiche, si nota che Aristide Rendina, appena ora sicuramente ha profuso, e poi 30 mesi con tante articolazioni, lo, ripeti, lo dicevo prima, verba volant scripta manent, lo dicevano i latini, in questo caso qualcosa è stato prodotto, è chiaro che poi ognuno... Molto bene, è, è stato prodotto. Dico qualcosa nel senso che, al contrario di quello che si possa pensare, tanti punti, tutto racchiuso qua dentro... 30 mesi di grande, grande soprattutto la lavoro sola, profuso ed impegno. Voglio dire che la sola stazione Vesuvio Est potrebbe significare un intero mandato amministrativo. C'è cioè, fatto quello poteva andare anche a casa. E invece no, <ride> soltanto l'antipasto, il dolce doveva ancora arrivare. Sindaco io la ringrazio, grazie mille e soprattutto complimenti perché si è aperto alla gente, agli addetti ai grazie lavori e non solo e soprattutto al popolo. Grazie a, grazie voi. a tutti. Grazie quanti, a tutti quanti, soprattutto grazie, grazie a Caprevent. Questa trasmissione andrà in replica, ma soprattutto complimenti a lei, Sindaco. Vada avanti e se può migliori quel piccolo difettuccio che abbiamo detto in corso, l'appartenenza. Napoli-Ue. Bravo, ha <ride> capito a buono. Grazie ancora e soprattutto a voi, veramente complimenti a voi, al a voi, Sindaco Aristide. Grazie a voi e buonasera. buonasera a tutti.